Innanzitutto ci sono delle misure che abbiamo preso anche settimana scorsa come governo che devono ancora in qualche modo scendere a terra e sicuramente faranno bene soprattutto al sistema delle imprese. Ma sicuramente ci sono due passaggi decisivi. Uno in Europa, l'ennesimo Consiglio straordinario europeo che dovrebbe cambiare le regole per la formazione del prezzo che in questo momento favorisce la speculazione in Europa. Il governo italiano chiede di cambiare queste regole, però continuano a fare consigli straordinari e non decidono mai nulla. Forse la battuta che viene spontanea è meno consigli straordinari e più decisioni straordinarie. Se l'Europa, ahimè, non andrà in questa direzione perché Olanda e Germania continuano a opporsi, toccherà al governo italiano assumere decisioni straordinarie per venire incontro ai problemi, ai bilanci familiari e ai bilanci delle imprese che non sono in grado di sostenere questo tipo di oneri, questo tipo di prezzi, questo tipo di bollette. Ministro Giorgetti, domenica si vota, per voi è un passaggio fondamentale. Come ne uscirà la Lega e quale Lega uscirà da queste elezioni? Perché tutti se lo stanno chiedendo, no? Insomma, quando si vota le elezioni politiche sono evidentemente dei passaggi fondamentali. Facciamo politica esattamente per avere il consenso dei cittadini. È fondamentale che la Lega possa avere la forza all'interno della coalizione vincente di portare avanti le battaglie storiche e tipiche della Lega, cioè è fondamentale avere la forza per portare avanti finalmente e inverare questa benedetta autonomia che da tanto tempo in qualche modo la nostra gente chiede. Senta, domenica Pontida, lei non è stato l'unico ministro leghista a parlare dal palco, ma è stato l'unico ministro leghista a difendere, diciamo così, l'esperienza del governo Draghi. Ha fatto un discorso politico oppure voleva solo rivendicare quello che ha fatto? Devo dire che ho lavorato un anno e mezzo a fare cretinate. Io penso di aver lavorato bene, ci ho messo tutto il mio impegno. Naturalmente eravamo in un governo in cui non è che la Lega comandava, eravamo con altri con cui avevamo idee diverse, abbiamo cercato di fare il meglio possibile ed evitare i disastri. Chi in qualche modo non ha capito che se la Lega non partecipava a questo governo assumendosi le responsabilità ci saremmo ritrovati un governo ancora di un anno e mezzo di PD e 5 Stelle, evidentemente non ha una cognizione esatta della realtà. Da esponente del territorio, in vista del voto di domenica, qual è la sensazione? La sensazione è che la gente è molto sfiduciata, disorientata e quindi è responsabilità anche di chi fa politica e quindi anche nostra di parlarci. E la campagna elettorale che ho fatto io è una campagna non social, non in televisione, ma in mezzo esattamente alla gente per cercare di in qualche modo spiegare cosa sta accadendo e che cosa vogliamo fare. Sarebbe il ministro in una prossima campagna? Non si chiede di fare il ministro, si valuta se se viene chiesto, ma non in questo momento penso che la cosa giusta da fare è semplicemente cercare di proporsi e rispondere in modo serio e con grande umiltà laddove sono candidato, la circoscrizione della Valtellina dell'Alto Lago, ma ovviamente anche con un pensiero a quella che la terra dove sono nato e dove vivo. E se Fratelli d'Italia supera la Lega? Beati loro, volete che vi dica, il popolo decide così, io spero che ovviamente la Lega possa essere il primo partito, però il popolo quando decide ha sempre ragione, ecco, vediamo. Qui a Varese la Lega resterà il primo partito secondo lei? Io non ho la sfera di cristallo, io lavoro giorno e notte perché la Lega sia il primo partito e che gli ideali dell'autonomia, del federalismo e della libertà della nostra gente, ma soprattutto io questa sera ho usato una manifestazione prima di qua, ho lanciato lo slogan, come nel 68 dicevano la fantasia al potere, ho lanciato lo slogan la realtà al potere. Cioè dobbiamo portare quello che siamo, le nostre tradizioni, i nostri modi di fare economia, di vivere la comunità contro quelli che magari ci vogliono imporre dall'altro, che non appartengono ai nostri costumi, ai nostri usi, alle nostre tradizioni. Dentro c'è Umberto Bossi. Benissimo, gli ho chiesto, ho pregato di venire perché è giusto. Benissimo, sono felicissimo di questo, adesso andrò a abbracciarlo. Se non mi ammalo, perché sono qua a parlare con voi a 5 gradi. Grazie.
Va bene.